Adesso la parte seria l'abbiamo fatta, adesso dimmi se hai più piacere per aver battuto De Paul o Zanos Fortes. Prima della partita li guardavo, uno senza capelli, l'altro dimagrito, smunto. Io che mi guardavo investito con la cravatta, ma dove cazzo siamo finiti, no? Siamo veramente invecchiati. Mia pa che prima partita mi dice: cazzo Gianmarco, quanti capelli bianchi hai? Io ho detto: vabbè, vaffanculo, guarda te, sei completamente bianco. E poi gli ho detto: ma che... poi c'è Furio e Susso che è triestino, come sono triestini come me, sanno, quindi ci siamo ritrovati prima a guardarci in faccia dicendo: ci siamo messi la mente male. Tra i cinque, onestamente, senza farsi modesto, sono quello messo meglio. Allora, ascolta, ma sicuro che ti vogliono bene, anche dopo quella volta che di notte in camera sì, mi hai detto il serpente, scappati fuori, poi hai detto era un sogno. È vero, no, è successo così. Io diciamo che sono semicosciente durante il giorno e sono semicosciente durante la notte. Mi sono svegliato allo stand-by della televisione, eravamo a Folgaria, a Sportiglia, scusa, sui colli forlivesi. E niente, ero convinto che ci fosse un serpente. E quando l'ho detto a Sandro, Sandro, che era secondo me, insomma, una persona più lucida di me, avrebbe dovuto dire: ma vai a fare in culo, che cazzo stai dicendo? E invece lui scappò fuori dalla porta. Io quindi automaticamente cosa pensai? Beh, se l'ha Porca visto anche lui, allora c'è miseria. veramente. Siamo usciti, poi trovavamo nel corridoio Menico, che chiaramente non dormiva mai, faceva sempre diciamo, delle stronzate in giro. Ci ha guardato come dice: questo scema, dove c'è sto serpente? E infatti dici: guarda che secondo me non c'è, rientriamo in camera e ci mettiamo a dormire con Zanos. Invece una volta cercai di baciarlo in bocca prendendolo per la Maurizio Cacciatori, ecco, diciamo che lì tra i due sbagliai nettamente più io, perché per prendere Zanos forte per la Maurizio, ma Maurizio poi insomma è una bella donna, ecco, insomma, ma Zanos gli voglio bene l'anima, ma non si avvicina nemmeno lontanamente a una bella donna. Se rimanete amici dopo il tentativo di bacio, vuol dire che il E poi mi cemento ricordo c'è. che prima del tentativo di bacio gli accarezzai la gamba e dici: cazzo Maurizio, ma quanto cazzo sei diventata pelosa? E allora lì un pochino mi rinsavì e vidi Zanos. Poi mi raddormentai e ci fu questo approccio nuovamente. Zanos, mi ricordo, farti capire, mi allontanò, mi dice: ma a fare in culo, pensa a te, se Zanos ci... mi sono sempre chiesto: ma se Zanos ci fosse stato, forse adesso io e Zanos staremmo insieme. Chissà, fosse così. Beh, incredibile rimanere fermo l'operatore e non muovere la telecamera ridendo. E l'ultima cosa, ma veramente stavi per venire a Verona l'anno scorso come manager? Sì, avevo sentito Vincenzo, persona straordinaria, personaggio vorace, classico uomo d'altri tempi. Io adesso vivo in una casa, c'è tal nonno Conno, gli assomiglia sono persone che adesso purtroppo ce ne sono sempre meno. Avevamo discusso, poi per varie vicissitudini tutto ciò non è andato in porto, però sono contento così, io sono tornato a casa Sarebbe e... stata una carriera diversa, sarebbe stata, Sì, andato avrei alla fatto general scrivania, ancora più manager, cravatte. avrei potuto mandare a fare in culo Zanos Forte senza farmi picchiare. Avresti E avuto ragione. avrei esonerato De Paul. Impossibile. Ah, e tutti i ragazzi di Verona, le persone che vanno al basket, la prossima volta che andate alla partita, potete mettere un euro in più, che così facciamo, tiriamo su una colletta per comprare la parrucchino nuovo De Paul. Grazie.